Ciao a tutti, ben arrivati. Voi 13-15 che siete già collegati. Io sono Marco e mi occupo di, come leggete qua sotto, di disegno umoristico e cartoon, ok? E vi ricordo, allora, partiamo subito con la pubblicità progresso. Io vi ricordo che fra qualche giorno parte il mio corso di disegno umoristico, ok? C'è ancora tempo, qualche giorno per chi volesse iscriversi e provare. Ok, il corso sarà online qui su Facebook, un po' come abbiamo fatto fino adesso con le dirette di Lapis. E oggi vi faccio vedere un po' un mega riassuntone. Ok, quindi partiamo disegnando proprio un personaggio. Vi faccio vedere un po' come lavoro, ok? Quindi come andremo a ragionare per realizzare poi il nostro soggetto. Ok, quello di oggi, giusto per prendere un altro tema che mi è particolarmente caro, in senso ironico, sono i robot. Ok, oggi avevo voglia di disegnare un robottone. Ok, io come avevo detto già la volta scorsa, quando avevamo fatto le automobili, avevo detto di non essere proprio così strettamente legato al disegno meccanico, e quindi alle parti, diciamo, un po' più tecniche. Ok, però con il disegno umoristico si può fare tutto, e quindi anche i robottoni. Quindi, materiali per oggi, se volete, anzi, vi ricordo subito che se volete disegnare anche voi insieme a me, sarebbe fantastico, io sono contentissimo. E alla fine della diretta potete postare i vostri disegni nei commenti, così poi li possiamo vedere insieme. Vi ricordo che tutte le dirette che facciamo noi su Lapis sono poi si possono rivedere in differita, sia qui sulla pagina della scuola, che sul canale di YouTube della scuola, che sul sito della scuola, dove peraltro trovate anche le informazioni al link qua sotto, per iscrivervi al corso se vi divertite abbastanza, se avete voglia di provare, se vi piace. Quindi, adesso, materiali del giorno sono un foglio di carta che adesso non vedete perché è grosso. Oggi lavoro un po' più in grande, ok? Quindi bando allo zoom e oggi lavoro su un foglio un po' più grosso. Matite, gomma pane se ce l'avete, ma non è indispensabile, gomma. Ok, quindi questo è e temperino per far la punta alle matite. Quindi diciamo l'attrezzatura standard. Adesso vi metto in posizione dall'alto, così vedete me che disegno e ci vediamo più tardi. Melissa e Ciao Melissa Flavia. e ciao Flavia. Allora, intanto levo di qua il cavo, spero che si vede bene. Ti dico fra pochissimo. Tu inizia pure che poi. Ok, allora, come avevamo visto un po' la volta scorsa nello specifico, un po' anche in quelle precedenti, abbiamo visto che fondamentalmente per cartoonizzare qualcosa essenziale è capire i volumi che occupa, ok? Quindi se noi vogliamo, la volta scorsa abbiamo preso le automobili, abbiamo Sei un visto attimo che pixelato. mi siedo un attimo pixelato, speriamo che Sì, passi. hai scambiato la visuale? Sì, un Scambiato la po'. visuale? No. No, sei passato alla selfie. No, Poi entro in no, ho solo selfie. girato il Ah, ok, si sta È lentamente sempre ristabilendo. quella da selfie, però l'ho messa in alto. Allora, Ok, dicevamo. vedo. Comunque, allora, l'inquadratura va bene, magari più in là c'è da zoomare, se no ogni No, tanto no, in leggi il realtà foglio. adesso poi calco il disegno con un altro colore, perché oggi utilizzo la matita rossa per farvi vedere un po' i volumi di base, come stavo dicendo adesso, e poi Ok, passo si sta con ripigliando. il blu tracciamo poi le linee definitive. Ok, io in questo. Boh, stavolta mi è venuto in mente di disegnare un robot che sia fondamentalmente una di quelle specie di
veicoli che hanno l'abitacolo all'abitacolo con il pilota all'interno. Ok, quindi fondamentalmente inizio facendo un corpo che sarà poi appunto l'abitacolo di questo veicolo, facendo un cerchio, ok, come se quindi l'abitacolo del nostro robot sarà sferico. Ok, dopodiché inizio ad attaccargli le gambe, ok? Quindi gli arti inferiori. Gli arti inferiori li possiamo attaccare proprio esattamente come se stessimo fondamentalmente disegnando un essere umano. Ok? Allora, adesso pian pianino abbozzo le forme e poi andiamo a definirle dopo con il colore. Qua, intanto. Vedete che mentre traccio le linee del disegno, quelle di base, per poter poi procedere, non serve che io sia particolarmente preciso. Quindi sto un po' andando a occhio, a sentimento, un po' non a caso, ma diciamo un po' più in libertà. Infatti questa è un po' troppo in libertà perché sennò poi il nostro robottone casca in avanti. Ah, vi ricordo che sì, giusto, se ci sono domande, ecco l'unica roba che non ho detto ed era importante dire, se avete domande, come sempre, scrivetele nella barra dei commenti, che Federico che mi aiuta, come sempre, me le legge e rispondiamo. Quindi fatevi sotto e non abbiate paura. Ok, allora intanto aggiungiamo un piede. Se puoi fare una zoomatina leggera, leggera, però. A caso, cioè senza vedere è un po' un casino. Adesso provo a calcare un pochino di più. No, se ancora non hai finito No, quello no, in realtà sto ancora ancora nella sua impostando. totalità, Sto aspetta, ancora però magari. impostando il disegno in Ok. realtà. Quindi, allora, vedete che anche nel caso di piedi, mani, cioè piedi, poi mani quando arriveremo a farle, sto principalmente assestando un po' le forme che voglio inserire, ok? Quindi sostanzialmente la forma delle gambe, degli arti inferiori, che sono fondamentalmente le stesse forme di una gamba umana, ok? Un po' più stilizzata, ok? Un pochino meno umanoide, ok? Però questo è. Dopodiché, adesso passo ad aggiungere la parte delle spalle, ok? A me piace che questo robottone che facciamo adesso, che stiamo facendo insieme, abbia delle belle spallone giganti. No, questo è troppo gigante. Facciamole un po' meno giganti, perché ci ho attaccato anche tutto il resto poi. E così, una cosa di questo tipo qua. Una, e ovviamente dall'altra parte l'altra, che sarà un po' più nascosto così qua. Ok, vedete che allora la cosa che dicevo che è essenziale è sempre pensare a un oggetto nello spazio. Ok, questa è una cosa che durante il corso vedremo bene. Ok, e perché per dare una non c'è niente per dare una sensazione di tridimensionalità che avere in mente l'oggetto tridimensionale, per cui è vero che io qua, per esempio, come base ho disegnato un cerchio, ok? Però lo sto ragionando di fatto come se avesse già un volume, per cui una certa parte della spalla di questo robottone risulterà nascosta, perché va dietro al resto della sfera, al resto dell'abitacolo. Ok? Quindi adesso attacchiamo. Lo stesso vale per tutte le altre parti del disegno. Ok, quindi qua. Vedete che io lavoro sempre fissando prima le masse principali, ok? Per poi, dopo, quando ho finito di fare questo passaggio, andare a dettagliarle, ok?
questo è un processo che è molto più immediato che non cercare subito di andare a fissare, a inquadrare il dettaglio, perché permette anche poi, nel caso, di fare le correzioni, di mantenere un po' di occhio sulla proporzione della figura nel suo complesso, mentre se io fossi partito a disegnare questo piede qua, avrei avuto sicuramente più difficoltà a tenere d'occhio poi le proporzioni della figura intera, ridisegnandola a ritroso. Per cui se avessi fatto un piede dettagliatissimo, ma poi mi... Quindi fissiamo anche qua lo spazio per la mano e qua aggiungiamo. Dita, ne facciamo tre perché sì. Dai, perché i robot... Allora, poi una cosa che a me piace molto è giocare tanto con le forme, ok? Quindi abbiamo tutta una serie di alternanze di forme, c'è cioè questa che è molto rotonda, quindi tendenzialmente già da un certo tipo di situazione, cioè di sensazione, che poi viene ripresa anche un po' qui dagli avambracci, che sono belli, belli ciccioni, belli rotondetti. Le gambe invece sono sottili perché contrastano un po' e aiutano a dare un po' la sensazione di massiccio rispetto alla stazza del personaggio, ok? Che in questo momento trattiamo come se fosse proprio a tutti gli effetti un personaggio. Inseriamo lo spazio per l'abitacolo, che è qua. Quindi qua all'interno ci sembra un po' Mike Wazowski di Monsters & Co., però in versione robot. Quindi, vabbè, era assolutamente involontaria, ma ci sta, fa un sacco ridere. Allora, adesso fissiamo un po'. Sembra anche un po' uno di quei robottoni che si vedono in Dragon Ball di Akira Toriyama, soprattutto per la parte dell'abitacolo, quindi facciamolo un po' meno somigliante, dai. Ecco, una cosa che faccio spesso è cambiare idea mentre disegno. Cioè, mentre faccio cose, magari mi accorgo che le soluzioni possono, no, non mi convincono e quindi cancello, torno indietro, ridisegno pezzi, cambio le forme. È una cosa che è assolutamente naturale, fa parte del processo sostanzialmente, fa abbastanza parte del gioco. Quindi, per esempio, qua mi piace che la spalla sia un po' più bombata e anche l'altra. Vi ricordo, tutte queste cose qua in realtà poi le vedremo con un pochino più di calma durante il corso che c'è adesso e ci sarà anche a settembre in realtà. Quindi, già che ci siamo, colgo anche l'occasione di ricordarvi che la scuola ha appena lanciato il suo crowdfunding per le attività di Lapis quando la scuola riprenderà a settembre, ok? Quindi per poter realizzare nuovi contenuti e crescere ancora dal punto di vista tecnico, dei contenuti e tutto quanto, ok? Quindi poter fare qualcosa di ancora più bello di quello che stiamo cercando di fare già adesso. E a settembre, ecco, attraverso... Ah sì, giusto, Federico mi ricorda di ricordarvi che tutti i video di Lapis si possono rivedere su YouTube e anche sul sito della scuola. Oltre che ovviamente rimanere qua comunque registrati sulla pagina della scuola. E quindi potete usufruirne anche in un altro momento. Se vi ricordo ancora, per chi si fosse collegato da poco, che è possibile al termine della diretta, anzi mi farebbe molto piacere. Se anche voi vi mettete a disegnare, di vedere i vostri disegni poi dopo al termine della diretta pubblicati sotto nei commenti, e di modo che se poi avete qualche do se avete domande scrivete nei commenti così Federico me le legge e possiamo rispondere. E questo. Ok, allora adesso nel frattempo, intanto che vi raccontavo cose, abbiamo più o Saluta meno... Fosca, Ciao ti ha Fosca! detto.
E intanto che vi raccontavo cose, abbiamo più o meno finito di buttare giù, diciamo, i volumi principali del nostro robottone. Ok, quindi possiamo iniziare a dedicarci a un po' di sana rifinitura. Allora, quindi adesso cominciamo, sì, ad aggiungere i dettagli. Ok, allora, partiamo. Io parto di solito, parto comunque riprendendo. Adesso calco con il blu che dovrebbe vedersi anche senza che io calchi come un fabbro ferraio. Però Fede, tu dimmi tu, eh. Dicevo, io quando devo in questa fase di solito riparto comunque dai volumi principali e casomai aggiungo dettagli e altre Una cose. zoomatina la farei, però. Speriamo che non mi crei problemi. Scusate i ditoni. Leggera, leggera. Ok, ho zoomato un poco. Ti dico tra pochissimo. Allora, beh, io intanto inizio, continuo a disegnare. Allora, vedete che intanto io sto aggiungendo cose che prima, per esempio, non c'erano, altrimenti, come per esempio, non so, delle parti di articolazione, quelli che possono essere poi le parti un po' più meccaniche che sono più minute e nello schizzo generale probabilmente mi avrebbero più complicato la vita che semplificato. Proprio perché sono dei dettagli relativi che serve più far vedere nella versione definitiva del disegno che non nella struttura di base. Quindi io posso aggiungere qua. Parti meccaniche a manetta. Ok, e questa è già nel momento in cui definiamo il nostro personaggio, abbozzare magari due ombre leggere, due chiaroscuri al volo. Definire un po' meglio le parti meccaniche, ok? Quindi dare magari anche dove ci sono delle placche metalliche che sono interrotte, dare un po' la sensazione dello spessore del metallo, come ho fatto qua. Spero che si veda abbastanza bene, che è un dettaglio un po' piccolo. In realtà neanche questa è la fase, diciamo, finale del lavoro, perché poi effettivamente ci sarebbe per arrivare proprio alla fine, ci sarebbe la fase di inchiostrazione nel caso in cui si voglia utilizzare la china, oppure comunque tutta la parte di acquisizione e di colorazione, quindi ancora questo è soltanto uno studio rispetto al nostro ipotetico personaggio. E sono tutte cose di cui parleremo al corso che vi ricordo, per chi si è collegato da pochi minuti, parte martedì prossimo. Quindi qua, anche qui, sugli avambracci, definiamo un po' meglio tutta la parte. Meccanica, aggiungiamo i dettagli che poi danno anche un po' di, fra virgolette, realismo che non è realismo nella maniera più assoluta, ma è verosimiglianza, per cui rendono il robottone un robottone e non un insieme di forme geometriche che tutto sommato stanno più o meno bene insieme. Ok, perché nella fase iniziale sostanzialmente andiamo a fare quello, andiamo a definire una serie di forme che siano grosso modo armoniose, ok? Quindi che possano essere gradevoli a vedersi, ma che ancora non sono un personaggio vero e proprio, lo diventeranno un po' dopo.
Adesso questo pezzo qua lo facciamo così. Ecco, diciamo che io in realtà non è che non mi piacciono i robottoni, anzi, solo che sono pienissimi di dettagli e ogni tanto poi diventa un po' noioso farli tutti, cioè tutte le parti meccaniche un po' piccole, per quello che ne disegno pochi, però sono abbastanza divertenti da disegnare, anche perché non essendo... Cioè sono qualcosa di molto molto libero, per cui si può fare un po' quello che si vuole. Dopodiché, dunque, abbiamo fatto da questa parte qua, ok. Ci prendiamo l'altra metà. Ecco. Diciamo che l'essenza poi un po' del disegno umoristico, e ne parleremo poi subito all'inizio proprio del corso, perché è uno dei concetti che mi sembra siano abbastanza di base, è quello di giocare tanto con le forme, quindi di sentirsi liberi di esasperare e di esagerare alcuni tratti. Alcune forme, per cui il mio robottone qua ha dei piedoni giganti, un po' tipo Pippo, ha praticamente le pinne e gli avambraccioni, ok? Non ha la testa perché è guidato da dentro la pancia, e cose di questo tipo. Ok, adesso l'altro pezzo. Ci sta. Tanto riprendiamo un po' la spalla. Fede, come sto a tempi? Bene, dai. Se vuoi, hai ancora un quarto d'ora. Vabbè, come sei magnanimo, grazie. Oggi sì, oggi va così. Dai, oggi vabbè, oggi t'ho beccato di buon umore, bene. Sì. Allora, perfetto, sì, dai, un quarto d'ora ce la facciamo. Ce lo facciamo bastare, va bene. Allora, ecco qua, adesso sto andando a rifinire anche l'altro braccio, ok. Facciamo i piedi, perché sì. Vedete anche che all'interno delle forme che io ho tracciato all'inizio, ogni tanto mi prendo anche la libertà di non seguirle proprio alla lettera, cioè io le ho messe giù come idee per fissare
per fissarmi un po' il concetto, quindi l'idea di base, però ogni tanto posso anche prendermi la libertà di uscire un po' dal mio tracciato, ecco. Quindi aggiungere cose che non c'erano o ignorare magari delle linee che avevo tracciato prima, fare in modo che, cioè, o meglio, per il semplice fatto che magari mi sembra che in un certo senso stia meglio una linea invece di un'altra. Quindi in questo senso qua sono proprio in grado di gestirmi comunque io come preferisco i dettagli del mio personaggio. Quindi andiamo a scurire un pochino. Poi cosa abbiamo qui? L'abitacolo lo per ultimo perché fondamentalmente qui ci giochiamo su quello che sta all'interno di questa sfera, ci giochiamo sostanzialmente la tridimensionalità del personaggio. E quindi va stranamente, visto che abbiamo detto fino adesso che nel disegno umoristico, insomma, un po' più libero rispetto al disegno più realistico, che invece è un po' più canonico, invece no, dobbiamo comunque stare attenti a un tot di cose. Nel senso che Si è un po' pixelato, se un po' sarà il tempo. può essere, speriamo che si Ok, sistemi. Oh, si è ristabilizzato. meno Quindi male. dopo se riesci ad avvicinarlo un po' a favore di camera, Sì, magari lo puoi assolutamente. postare dopo sulla discussione. Sì, certo. Infatti adesso finisco un attimo di impostare i volumi e ce la possiamo fare. Eccoci qua. Allora, ok, allora. Anche qua aggiungiamo poi qualche particolare un po' più meccanico. E ok, allora, diciamo che in realtà questo adesso è in buona sostanza il nostro robottone, a cui abbiamo dato un po' di identità, un'identità un po' più precisa di com'era quando siamo partiti. Quindi da qua in giù poi si va a dettagliare ancora ulteriormente il personaggio, quindi definendo poi i tratti che ci interessano di più, aggiungendo anche un po' di chiaroscuro, ovviamente poi ripassando con la china nel caso si voglia inchiostrare, più che ripassando con la china magari ricalcandolo al tavolo luminoso.
che è la cosa che in questo caso specifico sarebbe più opportuno fare, perché con tutti i tratti di matita che ci sono, un disegno pulito qua non viene, quindi bisognerebbe prendere un altro foglio, ricalcarlo al tavolo luminoso, oppure scannerizzarlo ed eventualmente colorarlo in digitale. Allora, qui aggiungiamo in velocità qualche ombra, giusto per dargli un po' di tridimensionalità, e più o meno ci siamo. Vedete che il nostro robottone con un po' di chiariscuri prende subito un'altra, un po' più di vita, viene un po' più fuori dal foglio, ok? Come si dice, non è proprio un personaggio indimenticabile, di quelli che proprio bucano il foglio, però insomma, diciamo che dà la sensazione di essere un oggetto solido, ok? Quindi non banalmente qualcosa di piatto appiccicato su una superficie. Dall'interno possiamo, ma sì, dai. Bozziamo un attimino. E direi che ci siamo. Ok, scusate se in questo momento ho parlato poco, ma visto che ho detto un botto di roba prima. Ok, allora, adesso in chiusura, visto che ormai siamo al termine della nostra diretta, vi ricordo gli appuntamenti di domani. Gli appuntamenti di domani sono alle 16 ci sarà Cecilia Marra con la cucina delle streghe, quindi l'appuntamento di cucina un po' per i ragazzi, e alle 18:30 ci sarà la lezione di figura con Riccardo Martinelli.
Ok, allora vi ricordo un'ultima volta, anzi facciamo così, va, prima di salutarci ritorniamo anche nel verso giusto. Ritorniamo qua. Vi ricordo per chi è rimasto fino alla fine, ancora una volta, il mio corso che comincia martedì prossimo, o quello di settembre che è possibile, a cui è possibile eventualmente preiscriversi, il crowdfunding. E se volete, se avete disegnato anche voi, di pubblicare i vostri lavori qua sotto nei commenti della diretta. Niente, io vi ringrazio di essere rimasti qua con me fino alla fine e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, buona serata.